Dopo 4 sconfitte consecutive torna al successo l'Umana, che piega a domicilio 85-61 la Consultinvest e sale a 26 punti in classifica. Si allunga a 4 incontri la striscia negativa esterna di Pesaro, che rimane a quota 14 in graduatoria, a più 2 da Cremona, ultima della classe. Esordio in questo campionato con la casacca della Reyer per Stone. Partono forte i padroni di casa, che con Higgins, Peric e Deins si portano sul più 9 dopo 5 minuti. Jones, New Coach, Ron e Thornton guidano la reazione della VL. Break di 14-4 in 5 minuti e situazione di punteggio capovolta. 22 pari al decimo. Equilibrio nel secondo periodo. Poi 4 punti di Egim permettono ai lagunari di toccare il più 6 al 19esimo. 42-36 all'intervallo. In avvio di ripresa Jones ed Azel ricucciano lo strappo, ma è un fuoco di paglia. Bramos, Peric ed Egim mettono le ali ai veneti, che volano sul più 13 al 28esimo. Poi ci pensano Figlioi, Viggiano e McGhee ad allargare ulteriormente la forbice, più 24 al 39esimo, dopo un parziale di 39-16 in 15 minuti. 49% dal campo per l'Umana contro il 41 degli avversari, che sono andati negli spogliatoi con 18 su 29 ai liberi e 17 palle perse. 21-6 falli subiti per Peric, 12 punti per Egim, 6 assist di Stone. Dall'altro lato, ventello per Jones, con 11 rimbalzi e 7 falli subiti, 18 per Thornton.